di cammino. Minuti di cammino. E in metri? 2 chilometri. Abbondanti, pure, 30 minuti, mezza macchina. 30 minuti, no, non è che macchia, ti sta bene. Ho capito, non è asfalto. No. Ma si può fare. Combattimento? Quindi? Allora, il 12 aprile del 1944, nel corso dell'operazione Osterrai, il battaglione Giovanni Manni della brigata garibaldina Antonio Gramsci e la banda Astrale, entrambi operanti sul Monte San Pancrazio, vengono attaccati dai reparti tedeschi, probabilmente la sesta compagnia del secondo battaglione del sesto reggimento della divisione Brandeburg e della GNR, mentre la banda Astrale e una parte dei componenti del battaglione Manni riescono a sganciarsi. Un'altra parte dei partigiani garibaldini accettano lo scontro, ma vengono accerchiati. Questi ultimi, dopo un violento combattimento, vengono sovraffatti, alcuni riescono a disperdersi, 9 uomini rimangono invece sul terreno. Bettini Umberto, Blackett George, Cecchetti Vincenzo, Fossatelli Alvise, Mauri Vincenzo, Ostilli Luigi, Poggetti Tersilio, Schiaviello Antonio. Sembra che Bettini, Blackett e Mauri, rimasti feriti, vengano finiti con un colpo di pistola all'occhio sinistro. Grazie. Per il momento è tutto. Ma in posa proprio? Sì, no? Sì. Ma è una foto o un video? Non lo saprai mai. Un'operazione di recupero della memoria serve a capire, se non altro, fin dove l'essere umano veramente è capace di spingersi, verso quali atrocità, e ci dovrebbe mettere in guardia sicuramente dal non ripeterlo, comunque da stare sempre pronti. A 30 metri qui va subito a sinistra. Grazie! Sindaco, ce l'ha buttato il sindaco, no? Il 25 capito, anni. Guarda le birre! Non usa, qua hanno fatto un banchetto. Questa qua sotto? Sciano, è quella? Il birre della Sciano, lo sa? È l'ugnola. O l'ugnola, mi sa che è l'ugnola invece. Ma come, qua. Quella è l'ugnola. Quello è l'ugnola? Quello è l'ugnola, questo è Basciano. Mi spiego questa qua sotto. L'ugnola, stroncone. Quello là sopra. Strongone si accorda, sì. Quello è Finocchiedo là sotto. Quei capannoni là è Vasciano. E Terni, anzi, eccolo là. Quello è Finocchiedo, quello là. Quei capannoni sono sotto Vasciano. Vasciano. Qua sotto è Vasciano. Questo è Vasciano. Guarda, c'è pure una strada. È la villa di Vasciano, quello è Vasciano. Proprio qua sotto. E quelli sono Monti Martani. Sì. I Monti Martani, e là invece andiamo verso San Gemini. No, San Gemini. Come no, eccolo là, eccolo là. San Gemini là, Cesi. Cioè sì, ci stanno i sparaci buoni. Il lago de Recentino? No, quello è Mare de Terni, oh. Mare de Terni sta la Rive Crescentina, è quello lì. Narniscalo. Invece di qua abbiamo quello. Finocchiedo sopra. E poi qua abbiamo San Pancrazio, Calvi dell'Umbria. No, là sopra c'è ancora la neve. I TV Lumière rendono omaggio ai caduti. All'alba del 12 aprile del 1944 il battaglione Manni della brigata Gramsci, operante nel quadrilatero Terni-Narnica-Alvi-Stroncone di primaria importanza strategica, venne accerchiato da ingenti forze nazifasciste